Mi chiamo Marta Finotto, faccio commercio estero alla Ca' Foscari a Treviso. Io mi sono iscritta a commercio estero per andarmene via dall'Italia sostanzialmente. Volevo andare all'estero anche perché mi piacciono le lingue, mi piacciono molto, le studio molto volentieri e secondo me un lavoro all'estero veramente realizzerebbe tutti quanti i miei sogni. E una mia amica, la mia migliore amica, mi è venuta fuori un giorno con il gazzettino e mi fa: Marta, potresti iscriverti però a questo concorso? Io ho pensato, ma perché no? Dai, facciamolo. E poi alla fine ho anche vinto, quindi meglio di così non mi poteva proprio andare. Quello delle Marie, diciamo che non è proprio un concorso di bellezza, perché non valutano solamente la tua bellezza esteriore, ma valutano anche quella interiore. Il concorso delle Marie si differenzia dagli altri proprio per questo, perché valutano proprio il tuo comportamento, la tua finezza, e comunque io lo consiglio a tutti perché è un ambiente veneziano che a molti è sconosciuto. In ogni concorso c'è rivalità, poco da fare. Sono passata da completa sconosciuta ad avere un nome anche nella storia di Venezia. E quando me ne sono resa conto, veramente, è una cosa che ha contato molto anche per la mia autostima. Poi che gente sconosciuta venga a prestare e dice: ciao Marta, tu sei la Maria dell'anno, piacere, congratulazioni, sei meritata il premio, ho visto anche sul gazzettino, ti ho votata, commesse quando vado a prendermi da vestire. Piacere Marta, ti ho votata sul gazzettino, sai? Mi ha fatto un po' piacere anche perché adesso lavorando comunque a contatto col pubblico perché faccio la barista, tanti clienti vengono a chiedermi: ma tu hai una faccia conosciuta, io ti ho vista per TV, ma tu sei soddisfacente. Una volta che ti lanciano il voto, secondo me, ti passa la paura, ti passa tutto, ma appena scavalchi la balaustra che ti vedi in bilico, con tutta la piazza, tutta Venezia, tutto visto dall'alto, forse potrebbe farmi un po' di timore, ma non paura di certo. Ma chi me l'ha fatto fare? Penserò sicuramente a questo, poi penserò di avere tutti quanti gli occhi puntati su di me, penserò di fare quello che mi diranno di fare, perché sicuramente verrà fuori una cosa fantastica da quello che mi hanno detto. Però paura. Dopo che mi fai queste domande, un po' di paura mi sta venendo su, sinceramente. Vabbè. Ah, ciao, Ca' Foscari in maschera.